In attesa dell'esito della vicenda giudiziaria legata alle corse fantasma, il nuovo consiglio d'amministrazione dell'STP di Brindisi ha approvato il bilancio di esercizio ed ora l'azienda può ripartire con nuove sfide già dai primi giorni del 2024. Grande soddisfazione è stata espressa dal nuovo presidente dell'STP, Alessandra Cursi. Siamo orgogliosissimi del lavoro che abbiamo fatto perché ci siamo insediati soltanto il 27 novembre e in meno di 20 giorni abbiamo approntato il bilancio secondo le indicazioni che erano state fornite dalla provincia di Brindisi per la modifica del vecchio bilancio approvato a giugno. Io devo necessariamente ringraziare tutti coloro i quali ci hanno aiutato in questo percorso di 20 giorni, quindi intendo dire gli uffici che hanno predisposto gli atti amministrativi perché questo avvenisse. Soprattutto i soci che ieri si sono presentati nelle persone del Presidente della Provincia e del Comune di Brindisi, del Sindaco del Comune di Brindisi, si sono presentati spontaneamente per l'approvazione del bilancio perché la data ordinaria fissata per l'Assemblea era fissata per il 30 dicembre e questo nell'ottica di una collaborazione e di una consapevolezza che il bilancio era qualcosa ed è qualcosa di fondamentale per la vita dell'ente. Quindi hanno partecipato attivamente e devo ringraziare anche i sindacati perché ci hanno affiancato dalla data del nostro insediamento fino ad oggi, in silenzio, in questo percorso, perché sapevano ed erano consapevoli quanto fosse importante l'approvazione del bilancio, per la società, per la vita della società. Quindi ieri abbiamo finalmente tirato un sospiro di sollievo e adesso possiamo sicuramente partire con tutta una serie di programmazioni che abbiamo in mente. Era necessario che il bilancio, e abbiamo condiviso in consiglio di amministrazione questa iniziativa, cioè che il bilancio fosse modificato per creare un fondo rischi in relazione alle questioni, diciamo, alle note vicende penali. Questa è stata la tutela e la cautela che abbiamo voluto assicurare e i soci sono stati ambedue d'accordo in questa direzione appunto di assicurare cautela per la vita del bilancio della società.